Questo canale è sponsorizzato da Star Select. Acquista giochi digitali Nintendo con il codice sconto Saidonia. Trovi il link in descrizione. Nella costellazione di miti e leggende metropolitane che in 22 anni hanno circondato il mondo Pokémon, la stella più luminosa è indubbiamente rappresentata da quelle che concernono Lavandonia, città spettrale di prima generazione, e la sua musica di sottofondo. Chiunque di voi almeno una volta avrà sentito parlare di una prima e originaria musica di Lavandonia presente nelle cartucce giapponesi di Pokémon Verde e Pokémon Rosso, la quale avrebbe causato malesseri di vario tipo. Poi bambini, che vanno dai mal di testa, alle nausee, a veri e propri comportamenti aggressivi nei confronti delle altre persone. C'è chi addirittura ha parlato di fenomeni di autolesionismo incontrollato. Ad oggi però credo che molti aspetti della sedicente sindrome di Lavandonia siano raccontati in maniera approssimativa, non accuratamente approfonditi. Lo scopo di questo video, dunque, è di rispondere ad una serie di domande attorno a questa faccenda. Quali sono esattamente origini e contenuti di questa storia? Quanto c'è di vero in essa? E soprattutto, perché c'è questo suo incredibile successo che ancora oggi la erige alla regina delle storie di terrore basate sui videogiochi? La prima grande storia attorno alla sindrome di Lavandonia, per quanto la si possa considerare una delle storie più vecchie a tema Pokémon, è in realtà relativamente recente. Essa origina da un post su Pastebin denominato Danno W, ad opera di un utente anonimo e pubblicata il 21 febbraio del 2010. 6 giorni prima del 14° anniversario di Pokémon. Vi sorprenderà sapere che in realtà in questa storia la centralità di Lavandonia e la sua musica è pressoché nulla. Un gruppo di detective in Giappone è alla ricerca del responsabile per la morte di un centinaio di bambini che vanno dai 10 ai 15 anni, e tutti loro erano accomunati dal possesso di una cartuccia Pokémon. I bambini sarebbero tutti quanti morti a causa di suicidio, e questo porta inizialmente i detective a pensare che sia Lavandonia e la sua musica la reale causa di questa disgrazia, dato che già all'epoca si vociferava che questa musica contenesse dei toni binaurali in grado di influenzare il pensiero delle vittime che l'ascoltano attraverso cuffie o auricolari. Ma appunto si tratta solamente di una premessa. Andando avanti nel racconto è possibile scoprire che la causa di questi 104 decessi sarebbe in realtà un codice di programmazione segreto inserito nei primi minuti di gioco, in concomitanza con l'arrivo di Oak che ci richiama dall'erba alta per consegnarci il nostro primo Pokémon, lo starter. Sosuke Tamada, programmatore di Game Freak, assieme a due complici, Koji Nishino, Mapper, e Chiro Miura, altro programmatore, avrebbero infatti inserito all'interno di alcuni giochi un particolare codice paranormale che avrebbe innanzitutto permesso di camminare nell'erba alta anche senza aver ottenuto alcun Pokémon, e in secondo luogo, anziché far apparire Pokémon selvatici, avrebbe permesso alla vittima di mettersi in contatto attraverso linee di dialogo di gioco con un parente defunto, con un animale defunto, chiunque di caro si sia perso recentemente. Questo, attraverso il gioco, avrebbe invitato la vittima a raggiungerlo, a ricongiungersi a lui. Avrete capito dove questa storia va a parare. La vittima, spinta dal desiderio di raggiungere qualcuno di caro perduto, l'avrebbe seguita compiendo un'azione irreversibile. I bambini si sarebbero uccisi per raggiungere i propri cari, in maniera peraltro decisamente macabra, dato che secondo il racconto alcuni bambini si sarebbero strozzati da soli, altri si sarebbero impiccati, alcuni addirittura buttati dai palazzi o morti per ustione dopo aver inserito la testa nel forno. Questa storia paranormale, insomma, che di scientifico non ha niente, ha cominciato ben presto a diffondersi sul web. La sua rapida diffusione però ha ben presto, nello stesso anno, dato i natali a una seconda storia, modifica di questa prima, e pubblicata per la prima volta non su Pastebin ma su 4chan. Qui l'anonimo autore della seconda storia, forse affascinato dalla premessa della prima, forse stuzzicato dalle tante discussioni attorno alla musica di Lavandonia che già si erano sedimentate nel web sin dal 2008, basti pensare che su Serebi già le si definiva come agghiacciante, ha raccontato una storia nella quale Lavandonia e la sua musica sono finalmente coprotagoniste. Come già detto, questa storia è stata pubblicata a pochi mesi dalla prima, e questa è un'altra grande prova del collegamento tra le due creepypasta. Tornano i toni binaurali.
tonali. Già trattati in una precedente puntata di questa rubrica, tali toni sarebbero dei battimenti acustici percepiti dal nostro cervello nel momento in cui le nostre orecchie vengono esposte a due suoni distinti che distano l'uno dall'altro meno di 30 Hz. Allocati uno nella cuffia destra e uno nella cuffia sinistra, sono in grado di far percepire il battimento all'essere umano e questo, sincronizzandosi con la propria frequenza di pensiero, è in grado di suscitare vari stati d'animo diversi: paura, concentrazione, angoscia, gioia e riposo. Secondo il racconto, una ex dipendente di Game Freak, o sedicente tale, Sato Harue, avrebbe deciso di confessare una scomoda e pur profonda verità. La colonna sonora di Lavandonia avrebbe effettivamente contenuto dei toni binaurali, quantomeno nelle cartucce originali giapponesi e più precisamente in circa un centinaio di unità. E già nella primavera del 1996, a pochi mesi dall'uscita sul mercato giapponese di Pokémon Rosso e Pokémon Verde, si sarebbero potuti percepire i primi casi clinici di malessere di bambini. Emicranie, irritabilità, fuoriuscita di sangue dalle orecchie, forte inclinazione alla violenza e conseguenti aggressioni di civili, a volte addirittura di membri delle forze dell'ordine. Sembra che una vittima, durante uno spasmo, sia stata presa da forti pulsioni autolesioniste che lo hanno portato ad incidersi sul braccio questi due kanji che significano impero. Questo, ovviamente, prima di togliersi la vita. Accanto a ciò, le incriminate cartucce avrebbero nascosto altro al loro interno, più precisamente un Pokémon segreto, il numero 731, che sarebbe ottenibile in un particolare tileset del percorso 7 o alternativamente attraverso il glitch dell'uomo anziano di Smeraldopoli, qualora l'utente si fosse chiamato GCA. Sempre secondo la testimonianza della signora Harue, il Pokémon avrebbe avuto lo stesso sprite del fantasma di Lavandonia, quello della torre Pokémon per intenderci, ma alla sua comparsa si sarebbero poi succedute una serie di immagini in pixel del mondo reale. Si parla di scorrimenti rapidi come veri e propri messaggi subliminali. Tra queste abbiamo foto di cadaveri, foto di dottori che operano e vivisezionano pazienti e una bandiera giapponese con i kanji d'impero, gli stessi incisi sul braccio di una delle vittime dei giochi. Ma perché queste immagini? E perché generalmente qualcuno dovrebbe voler indurre i bambini ad aggredire il prossimo e incidersi kanji sul braccio? La signora Harue pare avesse un marito, il signor Shin Nakamura, anche egli programmatore di Game Freak, e anzi, motivo per il quale la signora Harue, compositrice, sarebbe stata inserita in medias res nei lavori di Pokémon Rosso e Verde. Shin Nakamura, il cui padre era arruolato nell'esercito giapponese, aveva un sogno, quello di far tornare il Giappone agli splendidi albori di un tempo, quello di creare il secondo grande impero giapponese. Per farlo, Nakamura avrebbe convinto prima la moglie a inserire dei toni binaurali nelle sue composizioni e successivamente avrebbe contribuito anche egli con l'inserimento del Pokémon numero 731 e delle immagini con messaggio subliminale. In questo modo i coniugi avrebbero potuto influenzare le menti di alcuni bambini, compreso il proprio, facendoli diventare in teoria dei guerrieri indottrinati, pronti a dare la loro vita, ad uccidere per la ricreazione, la restaurazione di questo grande secondo impero. Il risultato, però, sarebbe stato piuttosto deludente, perché secondo la storia, come abbiamo già detto, i bambini non hanno fatto nient'altro che divenire violenti e poi togliersi la vita. Insomma, queste povere vittime non sarebbero state nient'altro che le inconsapevoli cavie di un brutto esperimento. Esperimento che, direi, è il giusto termine da affibbiare a questa vicenda. Il Pokémon numero 731 non è che una citazione all'unità 731 dell'esercito giapponese, realmente esistita e in attività durante il periodo precedente e contemporaneo alla Seconda Guerra Mondiale. Capitanata da un uomo folle dal nome Shiro Ishii, questa unità avrebbe condotto più e più esperimenti su cavie umane. Parliamo sì di toni binaurali, ma non solo. Abbiamo cose davvero più raccapriccianti e vi chiedo di fermare il video o di mandarlo avanti se alcune descrizioni di crudità potrebbero turbare la vostra psiche. Parliamo di iniezione di sangue animale in vene umane, inserimento di urina di cavalli nei reni per vedere come questa sarebbe stata processata, esposizione delle cavie a malattie e parassiti solamente per vedere la reazione del corpo delle vittime, vivisezioni di donne in gravidanza senza alcuna anestesia. È in questa citazione che possiamo sollevare
spezzare in questa seconda storia il velo della finzione. È chiaro che non siano mai esistiti né nessun signor Nakamura né nessuna signora Harue, né tantomeno nessun Pokémon 731. L'unità 731 però purtroppo è esistita davvero. L'unità si è macchiata dell'omicidio di oltre 540.000 abitanti della Manciuria, cittadini cinesi sottoposti a esperimenti raccapriccianti, disumani, senza alcun fine scientifico e con il solo piacere della tortura. Questa storia, questa seconda versione della sindrome di Lavandonia, non cerca semplicemente di spaventare il lettore. In realtà vuole spingere quest'ultimo alla ricerca, ad informarsi, a scoprire che cos'è l'unità 731, a ricordare momenti di storia dell'essere umano che non sono assolutamente da ripetersi, perché solamente ricordando i punti più bui della storia del genere umano che siamo in grado di prendere le distanze da tanta disumanità. Nel 2012, dopo numerose modifiche alle prime due storie che abbiamo raccontato, ne emerge una terza, forse dovuta allo sviluppo pregnante su internet delle hack-rom. Questa terza e ultima storia prende il nome di Buried Alive Model. La premessa è sempre la stessa. Una serie di cartucce sul mercato, in questo caso addirittura delle versioni beta di Pokémon Rosso e Verde, avrebbero contenuto innanzitutto una versione primordiale della canzone di Lavandonia, nella quale ci sarebbero stati dei toni binaurali in grado di provocare emicranie, sanguinamenti, senso di turbamento, angoscia e paura in coloro che l'avessero ascoltata attraverso le cuffie. Oltre a questo, però, ci sarebbe stato altro. Al posto del fantasma di un deceduto Marowak, come boss finale della torre Pokémon avremmo avuto qualcosa di davvero diverso. Al termine dei 7 piani della torre, infatti, il giocatore si sarebbe trovato a dover interagire con due lapidi. Qui sarebbe partito un dialogo, nel quale una entità misteriosa avrebbe dichiarato: "Mi sento solo, così solo, sono intrappolato. Perché non mi raggiungi?" Dopodiché sarebbe partita una battaglia. Una battaglia contro questa entità paranormale, il Buried Alive, o letteralmente sepolto vivo, un essere scheletrico, spettrale, uno zombie, con una bocca gigante, grandi denti e dal colore del corpo completamente bianco pallido. Egli avrebbe combattuto con un Gengar, un Mach e due White Hand. Queste mani bianche in decomposizione sarebbero al pari dei fantasmi di Lavandonia visualizzati senza spettro sonico, dei Pokémon non ottenibili dal giocatore, e sarebbero quindi state esclusiva prerogativa della squadra del Buried Alive. A dire il vero, la mano bianca è effettivamente citata da un NPC presente nei veri giochi Pokémon pubblicati sul mercato. Interrogati da una bambina fuori dalla torre Pokémon che ci chiede se crediamo o meno ai fantasmi, in caso di risposta negativa, ella affermerà: "Certo che non esistono i fantasmi, la mano bianca sulla tua spalla non deve essere di certo reale." Se il giocatore fosse riuscito a sconfiggere il sepolto vivo per un errore di programmazione, egli sarebbe andato incontro semplicemente ad un freeze della cartuccia. Qualora avesse perso, invece, la sequenza di gioco sarebbe passata ad un'immagine a schermo intero, nella quale il sepolto vivo avrebbe mangiato la testa dell'allenatore, affiancato ad un'unica scritta: "Game over." Inoltre, la cartuccia sarebbe stata programmata, in caso di sconfitta, per inserire permanentemente nella console della vittima l'immagine del sepolto vivo che mangia il giocatore, con una musica agghiacciante e terrificante, sostituendola alla normale introduzione a comparsa del logo del Game Boy. I giocatori avrebbero tendenzialmente assistito a questa scena. Delle tre storie raccontate vi chiederete: cosa c'è di vero? Assolutamente niente. Nulla di ogni singola parte di queste storie è in realtà corrispondente al reale. Sosuke Tamada, così come i suoi complici, sono tutti quanti personaggi di finzione. Non esiste una beta in circolazione di Pokémon Rosso e Verde sul mercato. Non esiste un sepolto vivo Buried Alive. Non esiste, peraltro, una cartuccia che vada a sovrascrivere dati sensibili della console in totale contravvenzione dei termini e condizioni di Nintendo, che sarebbe la stessa publisher di Game Freak. Andando alla radice, poi, dovreste aver imparato che i toni binaurali non sono assolutamente in grado di indurre le persone a farsi del male, far del male agli altri o addirittura uccidere qualcuno. E se volessimo dirla tutta, sfatando un mito al quale ancora tanti purtroppo credono, non c'è nessuna reale differenza tra la versione giapponese della musica di Lavandonia e quella occidentale. Sono identiche in tutto e per tutto. Non esistono toni binaurali di differenza e non esiste neanche quel
sedicente tono troppo alto per le orecchie di un bambino, tanto da dare fastidio. Tutto quello che abbiamo detto è sostenuto semplicemente da video e canzoni caricate su YouTube o altri portali dopo o durante il 2010, dopo la diffusione della prima creepypasta a tema Lavandonia. E qualsiasi elemento, da sedicenti musiche beta di Pokémon Rosso e Verde a frequenze segrete appena scoperte, non sono nient'altro che prove artificiose create ad hoc per dare basi più concrete alle storie di fantasia. Ma allora, se niente di tutto questo è vero, perché la sindrome di Lavandonia ha avuto successo? Secondo alcuni perché il suo nocciolo duro, il governo giapponese, ha nascosto la morte di centinaia di bambini per suicidio, è in realtà qualcosa di inattaccabile. Certo, tutti i personaggi che abbiamo citato nelle precedenti storie non esistono, ma se si volesse credere ad una storia e una teoria del complotto, avrebbe senso il fatto che non ci siano tracce di queste persone. Sarebbero state, teoricamente, cancellate dalla storia. Questo elemento è ciò su cui si basano tutte le teorie del complotto. Nessuna di queste è credibile, ma il fatto di non essere credibili è in realtà parte integrante della loro stessa ragion d'essere. Queste storie e le loro assurdità creano la cosiddetta sospensione dell'incredulità nello spettatore, che decide di far da parte il proprio senso critico e accetta elementi di pura finzione solamente per godere di un racconto. Secondo altri, la fama di Lavandonia è dovuta al fatto che chiunque ha potuto contribuire negli anni alla storia, e anche questo è vero. Come avete visto nelle varie leggende che si sono succedute negli anni, chiunque ha potuto aggiungere dettagli, ulteriori elementi grafici come immagini o citazioni di personaggi inesistenti, o ancora, come visto prima, prove artificiose che cercano di creare delle basi per degli elementi in realtà inesistenti, come canzoni finte, o addirittura hack ROM, come quella dedicata al sepolto vivo. Del resto è la formula che ha portato Petscop, web series su YouTube a tema horror, al successo. I suoi autori hanno letteralmente programmato un gioco mai diffuso sulla rete e lo hanno presentato al pubblico come un CD trovato fortuitamente in giro. Un gioco per la PlayStation 1 unico nel suo genere e che viene presentato allo spettatore sotto forma di gameplay, giocato da un tal Paul, ovviamente parte integrante di questo progetto, che recita video per video la parte del gameplayer, la parte di colui che non conosce niente del titolo. Se tutto ciò è vero, però credo che ci sia un ultimo e forse più importante motivo per il quale la sindrome di Lavandonia è la regina delle creepypasta del web. E questo è che tutte le versioni della sua storia toccano i giusti tasti per incutere il maggior quantitativo di terrore, paura e ansia nelle persone che la leggono. Ernst Jensch, psichiatra tedesco, nel 1906 parlava del termine Unheimliche, traducibile in italiano come il perturbante. Egli dichiarava che un racconto del terrore riesce nel suo intento quando pone in uno stato di incertezza intellettuale il suo lettore, uno stato nel quale non è possibile distinguere ciò che è vero da ciò che non lo è. Quella bambola di pezza è viva oppure è morta? Quell'oggetto inanimato è davvero inanimato o si sta per muovere da un momento all'altro? Il luminare della psicologia, Sigmund Freud, espande a dismisura questo concetto. Per farlo, egli parte dal significato etimologico di Unheimliche. Questo non è che il contrario di Heimliche, familiare, domestico, quindi Unheimliche è invece qualcosa di non familiare, di non di casa. Secondo Freud, il perturbante è un elemento che genera nello spettatore un dualismo affettivo. Non è necessariamente spaventoso o qualcosa di orrido, lo è qualcosa che contemporaneamente ha degli elementi non familiari che vengono uniti a braccetto con degli elementi estremamente familiari e di casa. Qualcosa sia di conosciuto, sia di contemporaneamente ignoto. In senso puramente cosciente è ciò che è la sindrome di Lavandonia per tutti noi. La storia si riferisce ad un gioco Pokémon, una dimora sicura per tutti quanti i bambini della mia generazione, il luogo confortevole nel quale sfogare la propria vena creativa. E vi aggiunge però un elemento di non familiarità, una musica in grado di colpire i bambini e farli cadere vittime di autolesionismo. Una minaccia della quale peraltro non ci siamo resi conto al tempo, quando ci sentivamo sicuri davanti al Game Boy, ce ne saremmo resi conto solamente adesso. Avrebbe potuto ferirci e quel che fa più male è che avrebbe potuto farlo in casa nostra. Paura e protezione si incontrano. Heimlich, però, secondo i dizionari tedeschi, significa anche nascosto in casa. Un termine non antitetico rispetto a domestico, casalingo, con un'accezione però profondamente diversa. Il suo contrario, un Heimlich, dunque, significa anche non più nascosto, non più celato, riemerso. Il perturbante è ciò che sarebbe dovuto rimanere nascosto e invece per qualche motivo, per un trigger, per un'unione di sconosciuto e conosciuto, riemerso.
riemerge. E non parlo del riemergere di qualcosa di cosciente, parlo del riemergere di un elemento del nostro inconscio del quale è impossibile rendersi realmente conto. Qui, infatti, l'elemento inconscio del perturbante viene espanso a dismisura da Freud, cosa che Jens non aveva minimamente pensato. Il familiare, nella dizione che è il perturbante, non è semplicemente qualcosa che conosciamo e che sappiamo di conoscere, è anche qualcosa che abbiamo dimenticato, che è dentro di noi, fa parte dei nostri desideri più reconditi, eppure non ce ne rendiamo mai conto. Un esempio chiarirà le cose. Freud parla del perturbante come presente all'interno di rappresentazioni di sé o di altre persone sepolte vive. Questo perché la sepoltura dei vivi da una parte non è familiare, spaventosa, ma dall'altra si congiunge con un familiare inconscio, ovvero il nostro desiderio recondito di tornare nel grembo della nostra stessa madre. Secondo Freud, questo è un desiderio presente in tutti quanti gli esseri umani, solo che facendo parte di un momento della nostra infanzia non ne avremmo memoria. Il sepolto vivo dunque richiamerebbe casualmente proprio uno degli esempi di Freud. Il sepolto vivo andrebbe a stuzzicare questo desiderio recondito dentro di noi, creando allo stesso tempo ricordo e timore. In generale, sempre secondo Freud, le forze esoteriche sono spaventose per l'essere umano perché gli ricordano di un altro riemerso, di un altro elemento abbandonato nella nostra mente infantile, ovvero la volontà di giustificarsi tutto ciò che non è comprensibile come magico, come proveniente da qualcosa di esterno al percepibile, al conoscibile. Come si spiega altrimenti un demone venuto dall'oltretomba? O se volessimo tornare in topic, come si spiega un suono che fa strozzare i bambini da soli? Come vedete, maggiormente lo si analizza, maggiormente ci si rende conto di quanto la sindrome di Lavandonia sia un esempio perfetto di come si costruisce il perturbante. A livello conscio abbiamo l'unione di conosciuto e sconosciuto, familiare e non familiare, in un gioco per bambini, in un gioco che ci ha protetti, che ci ha accompagnati durante la nostra crescita, che viene costantemente affiancato a qualcosa di maligno, una canzone in grado di incitare alla violenza e in grado di farci perdere la vita. A livello inconscio, come abbiamo detto prima, con riferimento a forze esoteriche o al desiderio di tornare nel grembo. Del resto, voglio dire, recentemente si è parlato del perturbante anche in campo tecnologico. Masahiro Mori, studioso di robotica, nella rivista Energy, pubblicata nel 1970, ha parlato della cosiddetta valle del perturbante, zona del perturbante o in lingua originale Uncanny Valley. Secondo gli studi di Mori, mostrando ad un essere umano un automa, un robot che cerca anche piuttosto goffamente di emulare i gesti di un essere umano e una parte del corpo o l'intero corpo di un essere umano, lo spettatore lo percepisce positivamente. Man mano che però aumenta la somiglianza tra il robot e l'essere umano e contestualmente non riesce a crescere allo stesso passo la gestualità dell'automa, si crea questa situazione della zona perturbante. In quell'esatto momento l'automa non è più percepito positivamente dallo spettatore, al contrario, l'essere tecnologico che ha davanti è troppo simile a un uomo, è troppo simile a se stesso, eppure è diverso perché non si muove come un uomo, non parla come un uomo, non capisce e non comprende come un uomo. È familiare nel modo in cui sembra, non lo è nel modo in cui si pone. いくつですか?26歳です。一緒に写真を撮りませんか?ええ。 E se stravolgessimo questo punto di vista, ditemi, che cos'è un videogioco che in quanto tale è lontanissimo dal fisico umano, che però parla con le stesse parole di un parente defunto, di un amico deceduto, sembrando a tutti gli effetti una persona con la quale poter dialogare? Non è forse anche in questo caso un elemento che andrebbe piazzato nella zona del perturbante? Che cos'è una storia di sprites totalmente irrealistici che però ci porta all'attenzione i reali orrori della Seconda Guerra Mondiale? Che cos'è il sepolto vivo che ci attacca aggressivamente nello stesso gioco e luogo nel quale noi da bambini ci siamo riparati dalle aggressioni ora fisiche, ora mentali? Ve lo dico io che cos'è. È qualcosa di familiare che incontra l'ignoto. È un Heimliche. Alla fine dei conti, dunque, possiamo rispondere a tutti i quesiti. La sindrome di Lavandonia è completamente irreale, non ha nessuna base scientifica, e tutto ciò che è stato costruito su di essa sono prove artificiose. Eppure ciò che proviamo con lei è reale. È reale la sensazione di scoperta dei nostri istinti primordiali, più profondi, di desideri reconditi che non riusciremo mai a decifrare e che, mischiati a qualcosa di inspiegabile, ci prendiamo il diritto di chiamare
Paura. Non è vera una musica che induce le persone a farsi del male, non è vero che possa indurre alla follia, ma il dolore del creatore di una storia del terrore, che tramite esso esorcizza i suoi stessi demoni, è più reale di qualsiasi altra cosa. È reale la tensione che percepiamo tra conosciuto e sconosciuto, è reale la sensazione di costante scoperta. Non è vera la creazione di un Pokémon artificiale, non sono veri neanche i Pokémon se è per questo. Ma il terrore è di dove possa spingersi l'essere umano tramite alcune pratiche scientifiche. La sensazione costante che si giochi troppo ad essere Dio, quella è tangibile, è una mano sul cuore che stringe forte e sembra quasi soffocare. In questo viaggio costante alla ricerca di qualcosa che ci faccia sussultare, del brivido lungo la schiena, dell'angoscia di ciò che non si conosce, sono tante le cose irreali che si possono incontrare. Ma se ciò che permettono di raggiungere è vero, che importanza ha domandarsi della realtà del viaggio? Irreale e inutile sono necessariamente sinonimi? Ricorda. Quando ti senti spaesato. Quando ti senti smarrito. Quando senti voci nella tua testa. Questo che volevi, no? Sono così solo. Abbi pure paura. È questo che rende loro irreali, e te, vero.